Motore, ciak, azione! Partita ufficialmente la 7ª edizione dell'Italian Movie Award, con la conferenza stampa di presentazione del festival, che si è tenuta presso la piazza Cartabianca del centro commerciale La Cartiera, Pompei. A fare gli onori di casa, il presidente e direttore artistico del festival, Carlo Fumo, che ha descritto ai presenti il ricco programma della kermesse. Cinema, giovani, ospiti illustri, turismo, cultura e tanto altro, senza tralasciare tematiche importanti come l'alimentazione, corretto stile di vita. Si riconferma anche quest'anno l'Italian Movie Masterclass, un percorso cinematografico interamente gratuito rivolto a 100 adulti dai 15 ai 45 anni. Tanti gli ospiti sul tavolo di lavoro. I riflettori però erano tutti puntati sul noto inviato di Striscia la Notizia, Luca Bete, che sarà il conduttore del festival. Noi di RTC Quarta Rete abbiamo seguito l'evento e intervistato i presenti. Quest'anno torniamo qui a Pompei e ringrazio sempre e ovunque la Cartiera, perché va detto questo, perché il festival è vero che è patrocinato da importanti enti, da Expo fino al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, perché il tema di quest'anno è l'alimentazione e gli stili di vita collegato ad Expo, ma diciamo anche che non costa nulla alla gente questo festival alla gente costa zero, perché è totalmente finanziato da enti privati e soprattutto dal centro commerciale La Cartiera. Quindi è importante che i privati investano così tanto in cultura e in formazione, perché diciamo che anche al festival quest'anno torna per il secondo anno la Masterclass, che è gratuita per ben 100 ragazzi, e basta vedere su internet, non sono io che lo dico, i costi di una masterclass cinematografica con i docenti che abbiamo noi, da premi Davide Donatello a candidati ai premi Oscar, che saranno qui per insegnare ovviamente varie tematiche ai ragazzi, e basta vedere su internet per capire in giro per l'Italia il costo di una masterclass di questo tipo. Il fatto di darla ai ragazzi gratuitamente è già di per sé un grande traguardo, ma non solo, noi li seguiamo, molti di loro fanno parte quest'anno dello staff, quindi diciamo che diventa una famiglia e per i giovani, perché sono poi il nostro futuro. Questa è la cosa alla quale tengo di più ed è forse la cosa più bella che mi dà la forza di continuare a realizzare appunto l'Italian Movie Award. Luca, 7ª edizione dell'Italian Movie Award, sarà il presentatore, cosa ti aspetti da questa manifestazione? Questa è la mia terza presentazione, perché ho presentato nel 2010 e se non sbaglio 2 anni dopo, 3 anni dopo, adesso non ricordo bene. E cosa succederà? Succederà che c'è un festival bellissimo creato da giovani che credono in un sogno, questo sogno piano piano si alimenta e diventa un sogno formato maxi, è talmente maxi che ci saranno migliaia di persone ad assistere a queste proiezioni, a questi incontri che condurrò io, e c'è una cosa bellissima, perché queste occasioni di sviluppo per il nostro territorio diventano anche occasioni di crescita per i ragazzi, quindi è bellissimo scoprire che c'è una masterclass dove i ragazzi potranno, grazie a dei professionisti dei vari settori, imparare e magari diventare i professionisti di domani e dire: io ho cominciato proprio durante questo festival. Quindi è davvero una cosa molto bella, io sono contentissimo e sono stracarico. Il mio personale rapporto con il festival è iniziato 4 anni fa, e ero Eboli alle Bolle e ho incontrato Carlo Fumo e mi ha colpito subito il suo progetto. Insieme ci siamo messi lì, abbiamo cercato di modificarlo quanto più possibile per renderlo un format che potesse funzionare anche all'interno di un centro commerciale. Professore, la sua presenza qui alla 7ª edizione dell'Italian Movie Award, la sua professionalità per affiancare comunque una tematica, quella dell'alimentazione, una tematica molto importante. Sì, diciamo che l'alimentazione è la seconda tematica importante dopo l'ambiente e l'impatto ambientale negativo sulla salute umana in generale, dei cittadini. E quindi il fatto che Carlo Fumo, che ha ideato questo evento, ha voluto continuare nel sensibilizzare attraverso una manifestazione artistica così importante la popolazione su un argomento sociale così grave, diciamo, perché la verità è questo, penso che sia importante, perché darà l'opportunità ai cittadini di conoscere, e quando si conosce un qualcosa la si può correggere, ci si può difendere. Un'iniziativa eccezionale, una masterclass, un percorso cinematografico riservato in modo gratuito a 100 giovani, se non vado errato, quindi merito a Carlo Fumo che nell'organizzazione dell'evento riesce ad inserire anche
attività formative. Maria, anche tu sei un'allieva del Masterclass 2015. Sì, è il secondo anno che frequento la Masterclass. Per noi veramente appunto è una grande opportunità che Carlo Fumo, l'organizzatore, ci sta dando. Ci permette comunque di fare un percorso soprattutto gratuito. E come oggi sappiamo che comunque pagare una scuola, pagare un corso comunque richiede un costo comunque eccessivo, quindi per noi veramente è un'opportunità. Appuntamento alla cartiera dal 4 al 12 luglio con l'Italian Movie Award. Seguiteci per scoprire gli ospiti e i corti in gara.